In questo video parleremo degli errori che non bisogna commettere quando si acquista per la prima volta un drone. Sigla. Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Alfredo. Ho deciso di fare questo video visto la grande diffusione che i droni stanno avendo. Grazie ovviamente all'abbassamento dei prezzi e anche l'uscita di droni piccoli come questo qui, che non necessitano di patentini particolari per essere pilotati. E anche grazie alle offerte che giornalmente si trovano in rete e che io vi pubblico sul mio canale Telegram. Detto questo, nel video di oggi ho cercato di raggruppare insieme più o meno quasi tutti gli errori che si commettono se si è principianti. Infatti, tutto quello che vi dirò oggi in questo video è frutto della mia piccola esperienza di quasi 5 anni di utilizzo di questi fantastici oggetti e anche di quello che mi scrivete in privato e nel gruppo Facebook. Basta parlare, iniziamo. Ok ragazzi, calibrare il drone. Ho già fatto un video su questo argomento, specialmente sui droni della DJI, vi lascio il link qui in alto nella scheda, ma voglio aggiungere due cose. Le calibrazioni vanno fatte ovviamente quando acquistate un drone nuovo, ma anche quando acquistate un drone da un'altra persona, quindi un usato. Aggiungo anche che andrebbero fatte quando vi spostate di parecchi chilometri. Andate in vacanza, dovete prendere l'aereo, il drone viene messo in stiva o con voi, sballottato in qualsiasi caso, poi atterrate magari a 700-800 km. Dopo che siete atterrati, dove decidete di andare a volare, fate la calibrazione dei sensori, almeno dell'IMU e del giroscopio. Detto questo, se volete ancora più informazioni dettagliate, vi guardate il video. Ok, un segnale GPS forte. Che cosa significa? Il drone, per stabilizzarsi in aria, oltre a sfruttare tutti i sensori che ha a bordo, quindi giroscopio, sensori visivi, VPU, via dicendo, sfrutta il segnale GPS. Infatti, su tutte le app di droni che hanno il GPS, vedete che c'è un simbolo simile a questo che indica quanti satelliti il drone ha agganciato. Più ovviamente questo numero è alto, più il segnale GPS è forte. In linea di massima, il 10 è il numero di satelliti che dobbiamo agganciare per fare in modo che il nostro drone sia abbastanza stabile in aria. Inoltre, 10 satelliti servono al drone per creare e agganciare il suo home point, ovvero il punto in cui tornerà nel caso in cui non riesca per qualsiasi motivo a comunicare con il radiocomando. Se volete approfondire anche il ritorno a casa automatico on point, vi lascio sempre un altro link qui in alto nella scheda. Ragazzi, il primo volo va fatto all'aperto per forza di cose. Lo so, magari il drone che avete acquistato con una marea di sacrifici, avete aspettato quell'offerta che magari tardava ad arrivare, finalmente è arrivata e voi avete fatto l'acquisto. Inoltre c'è il corriere che magari vi ha fatto ritardo, quindi vi ha fatto aspettare più giorni, quindi voi smaniate dalla voglia di provare il drone. Però mi raccomando, se è il vostro primo drone, non volate al chiuso. Fate il vostro primo volo all'aria aperta. Nella vostra testa, visto che di fatto è un hobby, vi verrebbe da pensare che è un giocattolo, ma in realtà è un prodotto altamente tecnologico e quindi consideratelo come tale. Se pensate che sia un gioco, un giochetto, uno sfizio, è proprio con questa, diciamo, impostazione mentale che sicuramente lo andate a schiantare. Questo punto ovviamente si ricollega a quanto detto poco fa: prima di volare bisogna conoscere il proprio drone, ma bisogna conoscere anche la sua app e soprattutto il suo radiocomando. Bisogna capire e sapere ogni tasto che cosa fa, quale funzione svolge, se lo premo che cosa succede, se il drone è dotato di RTH, ormai lo sono tutti, se ha dei sensori anticollisione, bisogna sapere come funzionano. Non tutti funzionano nello stesso modo, specialmente i sensori. Se non sapete come funzionano o magari funzionano diversamente da un drone che avete già avuto in passato, invece di aiutarvi potrebbero far peggio. Questo qui è un errore che ho fatto io, ovvero il primo volo l'ho fatto da solo, ma penso come molte persone. Teoricamente sarebbe da non fare e vi spiego anche il perché. Quando fate il vostro primo volo o anche i vostri primi voli,
portatevi qualcuno che sta a fianco a voi, che osserva il drone, che deve stare lì proprio a guardare il drone dove va a finire. Perché ovviamente, ragazzi, non nascondiamocelo, la tendenza è quella di andare a guardare lo schermo del nostro smartphone, perché ovviamente è la prima volta, siamo curiosi, vogliamo vedere che cosa si prova a guardare qualcosa dall'alto, da un'altra prospettiva. Questo, diciamo, serve un drone, e questo è il bello dei droni. Dopo, tanto, con il tempo, come tutte le cose, riuscirete tranquillamente a pilotare il drone anche se non si fa solo guardando lo schermo. Questo, ragazzi, è un tasto dolente, perché anche se le persone credono che una volta che hanno acquistato il drone possono volare dove gli pare, in realtà ci sono delle regolamentazioni, come tutto, che purtroppo o per fortuna sono state scritte. Gli enti che regolano i droni sono l'ENAC per l'Italia e l'EASA a livello europeo. Abbiamo fatto qualche video sul canale, potete andarli a vedere, ma prendete con le pinze quello che dico perché non sono aggiornati, oppure potete anche andare a visitare il blog di Quadricottero News, un sito specializzato sul mondo dei droni. Ah, una cosa e un consiglio, come se foste miei fratelli: se fate, diciamo, dei voli un po' azzardati, non postateli su YouTube, perché quella sarebbe una chiara ammissione di colpa. Teneteveli per voi. Ragazzi, i sensori non salvano il vostro drone, questo ve lo dovete mettere bene in testa, vi aiutano. Purtroppo, per quanto efficaci e magari tecnologici siano, non vi salvano sempre. Infatti, per esempio, non rilevano i cavi dell'alta tensione, i cavi telefonici, se andate troppo veloci non riescono a entrare in funzione in tempo. In sport mod, la funzione che è attivabile su tutti o quasi i droni dei DJI ed è una modalità di volo nel quale il drone raggiunge velocità abbastanza sostenute, vengono disattivati, quindi proprio non, è come se non ce l'avete a bordo. Poi funzionano male in situazioni di scarsa luminosità, di notte non funzionano quasi per niente, anzi direi per niente. A volte, dico a volte perché non succede quasi sempre, sugli ultimi modelli tipo il DJI Air 2S questa cosa è stata migliorata, quando volate contro luce magari i riflessi di raggi solari possono ingannare i sensori, voi state andando dritti e all'improvviso il drone vi si blocca. Ok, in quel caso non succede niente, vi può rovinare una ripresa. Quindi, ragazzi, non sentitevi sicuri con i sensori a bordo, perché non vi salvano sempre. Le condizioni meteo, ragazzi, sono importantissime per noi e per i nostri droni, perché i droni quando piove non possono volare, non sono impermeabili. Ci sono alcuni droni che sono impermeabili, ma vengono utilizzati per fare video ispezioni, quindi per cose particolari, costano ovviamente leggermente di più, tipo lo splash drone, una roba del genere, e comunque con la pioggia sicuramente non vengono utilizzati per fare foto e video. Un'altra cosa a livello climatico che dà fastidio al drone ovviamente è il vento. Se tira troppo vento, il drone ovviamente potrebbe essere sbalzato via, soprattutto con i droni piccoli come il DJI Mini 2 e tutti i droni che pesano sotto i 250 grammi. E inoltre, in, diciamo, in situazioni di atterraggio e decollo, la cosa può iniziare a diventare pericolosa, soprattutto se siete dei principianti. Anche le alte temperature danno fastidio ai nostri droni, infatti ho fatto qui un video su come volare d'estate o sul mare. Vi dico che è sconsigliato volare d'estate durante le 12, l'una di pranzo, perché lì si raggiungono temperature elevate e magari un surriscaldamento eccessivo dei motori dei nostri droni o della batteria stessa potrebbe crearvi seri problemi. Molti piloti principianti sono alla ricerca della ripresa che stupisce, perché subito, una volta che hanno il drone, vogliono creare delle riprese mozzafiato. Esempio lampante è quando si cerca di volare appena sopra le punte degli alberi o la cima di una montagna per cercare di scoprire un panorama mozzafiato. Se siete principianti, mi raccomando, non cercate di fare cose difficili. Come abbiamo detto prima, non si ha all'inizio la piena consapevolezza e le misure del drone, perché ovviamente lo schermo non è che vi dà la piena visione del vostro drone, quindi all'inizio volate in ambi spazi e non fate cavolate.
Allora, questa ragazzi è magari una delle cose che avrei dovuto mettere sinceramente all'inizio del video, ma poi potrebbe sembrare un po' troppo bacchettone e palloso. Infatti la prima cosa che mi chiede i curiosi che magari mi vedono volare con il drone, chiede quanto va distante. Voi dovete ben sapere che uno, per fare riprese anche fatte bene, il drone non deve stare distante, deve stare molto vicino a voi. Seconda cosa, c'è un regolamento come vi dicevo prima, e in Italia e anche in Europa si vola a vista, non so in altre parti del mondo, per adesso non mi interessa, comunque si vola a vista. Io il mio DJI Air 2S, che è un drone abbastanza grande, dopo 400 metri, massimo 500 metri, non riesco nemmeno a capire qual è la testa o la coda. Quello che realmente vi deve interessare è che il segnale del radiocomando di un modello di drone che andate ad acquistare sia affidabile. Poi potete perdere anche il video, ma se perdete il segnale del radiocomando siete in balia dell'RTH, e ricordatevi che l'RTH ritorno a casa automatico va impostato bene. Ok, questa è una delle peggiori abitudini che un principiante di solito ha, ovvero non considerare l'autonomia residua della propria batteria. Ovviamente, presi dall'euforia, presi dalla voglia di volare, uno ai primi voli prende, vuole utilizzare tutto il tempo possibile, magari perché si ha solamente una batteria all'inizio, e quindi si tende a far scendere la percentuale di carica della batteria sotto una certa soglia. Il consiglio che vi posso dare è di non farla scendere mai o quasi sotto il 20, massimo 15%, perché le batterie dei droni sono composte, sono da diversi materiali, sono fatte in un certo modo, e quindi se scendono troppo sotto una certa soglia potrebbero scaricarsi all'improvviso. Una cosa che non capisco sinceramente poi è che molti fanno, ovvero che, e poi si ricollega a quello che ho detto prima, molti si allontanano, arrivano a 1 km o 2 km non considerando che c'è la batteria da tenere a mente, quindi arrivano magari a 1,5 km, 2 km, poi nel ritornare si accorgono che non hanno autonomia sufficiente e pregano. Ok ragazzi, questo è quanto per oggi, scusate se il video è diventato lungo, ho cercato di essere più sintetico possibile, ma sapete che la sintesi non è una mia qualità purtroppo. Mi raccomando, fate tesoro di quanto detto oggi. Io ho fatto questo video semplicemente perché veramente ragazzi, non dico una cavolata, ma minimo 2-3 persone, e ho solo 5.000 iscritti, mi scrivono che hanno fatto o crash o che comunque hanno avuto problemi e mi hanno chiesto perché il drone si comporta in questo modo. Questo perché è tutto riconducibile a quanto detto all'inizio del video, che le persone purtroppo non si informano, però ci sono questi video che servono proprio a questo. Spero che le informazioni che vi ho dato oggi vi siano utili. Se volete supportare quello che faccio, il mio canale, sapete ormai a memoria cosa fare, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanellina. Una cosa che non metterei nei punti che ho elencato fino adesso, ma che mi sento di dirvi: se avete acquistato un drone, lo dovete acquistare o comunque già ci state volando, mi raccomando concentratevi su quanto vi ho detto sul volo, dopo pensate a fare i video vengono dopo, è uno step successivo. Noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su FreddyTech e sul mio gruppo Facebook se avete bisogno di una mano. Ciao.